Ciao a tutti, una cosa che mi sconvolge abbastanza è quando parlando con un tastierista gli chiedo: ma tu lo usi il pedale d'espressione? E l'altro mi dice di no. Ma come? Cioè, per me è quasi più importante del pedale del sustain. Quasi, non cominciate a dire no. Però anche vi racconterò di una volta che il pedale del sustain, ahimè, ho dovuto farne a meno. Ma sarà un altro video questo. Allora, il pedale del volume è importantissimo perché è veramente quello che rende cangiante il suono. Ho fatto un video dove parlavo della differenza tra un pianista e un tastierista, e il pedale può essere una delle migliaia di cose che fanno la differenza. Ma prima di parlarne, come sempre, vi invito a iscrivervi al canale, cliccare sulla campanella per rimanere aggiornati, fare commenti, proposte e quant'altro, mettere un mi piace alla fine del video se vi è piaciuto, e come sempre vi ricordo il mio canale Patreon, dove potete sostenere il mio lavoro, avere in cambio molti più video, molti più contenuti, molte più cose, PDF, suoni e quant'altro. E per il livello pro ci sono anche delle lezioni online in diretta con me una volta al mese più o meno, lezioni collettive, insomma dateci a fare un giro. E se siete invece interessati a consulenze o lezioni online su quello che tratto qui sul canale, quindi dalla tecnica pianistica, tastieristica, che sono due cose diverse, creazione dei suoni e quant'altro, scrivete ad info@paologammino.com. Allora, il pedale del volume fa una differenza enorme. Prendiamo un suono come l'Hammond. Sì, suona corretto, ma è piatto. Invece sentite questa nota lunga, già solo diventa vocale, diventa espressiva, grazie appunto al pedale. Questo è fondamentale. Ah, sentiamo altre cose. Sentiamo per esempio gli archi, anche qua noi possiamo suonarli, ma sono piatti anche qua. Invece subito e suona nel, adesso è un suono proprio buttato lì, già subito così prendono un'altra forma. E parlando di archi, tutti quanti lavoriamo spesso con il classico pianoforte archi, che è bello, ma anche qua il pianoforte, cioè il pedale ci permette di farli entrare, di aprire. Ma anche per esempio ci permette di fare altre cose, per esempio di aprire un filtro, quindi magari lasciandoci le mani libere, quindi questa è un'altra cosa molto interessante, ma può diventare per esempio un wow. Perché no? Ci sono addirittura dei plugin, per esempio, che non funzionano senza il pedale d'espressione. Voglio fare per esempio i meravigliosi SWAM di Audio Modeling, dove insomma, pedale d'espressione è un must per i tastieristi. La prima cosa, parliamo dell'Hammond, possiamo avere il clone più bello del mondo, ma se non usiamo quel pedale non lo stiamo suonando. L'Hammond non ha la tastiera dinamica, e quindi la dinamica la dobbiamo dare col pedale. Quindi pedale veramente ce ne sono tantissimi tipi, magari vedremo anche quelli che uso io, se vi fa piacere. Un abbraccio a tutti intanto e a presto. Ciao!